9 in classifica. Nel primo tempo Correggese che parte un po' meglio, all'ottavo minuto occasione per gli ospiti con una palla per Rizzi in area di rigore sulla sinistra, tiro respinto da Dainelli. Poi lo Scandicci cresce, alza il proprio baricentro e al 26esimo, dopo una discesa in precedenza di Discepolo, ci prova con Bartolozzi dalla destra in area di rigore, tiro cross parato dal portiere. Si va al riposo quindi sul 0-0 con due squadre che lottano molto in mezzo al campo ma non riescono ad impensierire le retroguardie avversarie. Nella ripresa lo Scandicci riparte decisamente meglio con la Correggese costretta soprattutto a difendersi, decimo minuto occasione per lo Scandicci con un rimpallo che imbecca Saccardi in area di rigore, palla dentro per Bartolozzi che non riesce a concludere bene verso la porta, palla in corner e chance sfumata. 9 minuti più tardi, ancora Scandicci pericoloso, dopo un contrasto vinto in mezzo al campo, tiro di Bulgarello da fuori, palla centrale per il portiere ospite Bertozzi. Si arriva così all'episodio che decide la partita, al 22esimo della ripresa, Manuzzi in buca dentro per Simoncelli, dalla sinistra palla per Pozzebon che facile facile da due passi insacca l'1-0 per la Correggese. Scandicci che ci prova anche con i cambi di mister Taccola ma manca sempre lo spunto decisivo negli ultimi 20-25 metri. Al 44esimo occasione con il tiro cross di Cecconi dalla sinistra, palla però centrale per il portiere. E nel finale in ripartenza la Correggese avrebbe anche l'occasione per il bis con il tiro da fuori di Manuzzi, palla sul palo alla destra di Dainelli. Finisce quindi così con la Correggese che dopo 3 minuti di recupero espugna il Turri 1-0, decide il gol di Pozzebon, Scandicci che resta a quota 21 punti in classifica.